Ragazzi, ciao 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 a tutti, buonasera. Condividiamo la live. Ciao Streamanement! Ultimo! E poi andiamo avanti con la meraviglia di God of War. Kevin, ciao amico mio! Come stai? Ok, ho condiviso. Come stai amico mio? Come stai Kevin? Perfetto, perfetto Kevin, perfetto, perfetto. Guarda qui che roba. Allora, io come faccio a prendere le lame? Dove andiamo? Al tempio nella foresta selvaggia. Perché? Ti spiegherò quando arriveremo lì. Come faccio a prendere le lame? Ah, guarda Kevin. Andiamo. Sì, amore, caffè, ma con lo zucchero, tata. Con Regione scoperta, foresta selvaggia inferiore. Questo gioco, Odinava Kevin, peraltro mentre eri ha qui. una gra... Sì, ha detto che non gli importa più di Jotunheim, che i giganti possono tenersi i loro segreti. Lui ha trovato il modo di scongiurare il Ragnarok. Lo saprà che i giganti sono tutti morti. Mi preoccupa di più che non gli importi più nulla. Che avrà in mente? Ha una grafica Kevin e un gameplay pazzesco questo gioco. Pazzesco proprio. Credo che ti piaccia God of War. Allora, a parte proprio dei punti specifici dove c'è qualcosa, Che è non c'è successo? molto Sei spoiler vicino a qui, casa. I in questi banditi ora si punti. scannano tra loro. Non sono le loro frecce, c'è qualcos'altro qui. Oh. Guarda che roba. Ma Eccone altri, morti da poco. Sono entrati tutti mentre il cerchio era rotto. Sì, oppure Odino ha spezzato l'incantesimo di protezione. cosa vedi? Ah, Odino. Solo tracce di animali. Tracce d'animali, eh? Sì. Ah! Mira L2, R2. Per incendiare la roba! No, raga, che fi... Bellissimo. Il ponte è vicino. Oh, il ponte è crollato. Dovremmo raggiungere il tempio in un altro modo. Perché sei venuto fin qui da solo, ragazzo? I miei sogni mi hanno attirato qui. Sogni. Che fi... Bellissimo, raga. Wow, quello è ancora vivo. No, guarda meglio. Ah, banditi di El. Chi è stato? Immagino sia troppo sperare che un loro nemico sia un nostro amico. Probabilmente sì. Ehi, potevi avvisare! Bam! Chi può aver appeso in questo modo i banditi? Un classico bandito in versione cervo, ma morto. È molto più pericoloso. Sono creature implacabili, frenetiche e piene di rabbia.
Mandarle a fuoco dovrebbe servire per calmarle. Forte, raga. Ah, di qua? Eh sì. Aspetta. Porca miseria, cosa Oh, Betty! Grandissima! Devi scrivergli poi, Maledizione. devo ringraziarla. Ciao, Betty! Grandissima! Come stai? Come stai? Ma oggi Ciccio è venuto qui a casa da mia mamma, perché mia mamma non ha riconosciuto un signore che è venuto e gli fa: Marco, guarda che oggi è venuto qua un signore, non ho capito chi era, però lo conosco. Oh, come faccio? Come faccio? Come serio? Sono muertos! Allora, Betty e Ciccio, grandissimi, benvenuti. Questo è un gioco pazzesco sulla mitologia norrena, incredibile. Lui è il dio della guerra, è Kratos. È Kratos. Ecco il tempio. Dobbiamo solo raggiungerlo. Oh, è buonissimo, grazie, grazie mille. Dì a Ciccio che mia mamma l'ha riconosciuto ma non sapeva bene chi era, non si ricordava tanto, per quello è stata un po' così, così vaga. Grazie, grazie mille. Buonissimo, Prime. Allora, qui invece siamo a fare la guerra. Betty, come stai innanzitutto? Tutto bene? No. Nel mio mezzo collo. Oh! Lista! Via! Ok, più o meno, dai, più o meno, è sempre un po' così, né, Betty? Vabbè, dai. Comunque sto gioco è pazzesco, Betty. È pazzesco. Allora, una grafica incredibile. Guarda, ti faccio vedere le montagne. Guarda quante cose, la nebbia, gli alberi che si muovono, è qualcosa di incredibile. Tra un po' arriva anche Carla, eh. Andai giù a far caffè, è andata giù a fare il caffè. Grandi ragazzi, Ricordi ragazze, qualcuno grandi. che qualcuno può aiutarci ad avere risposte sui giganti e Loki? Parli di Tyr, il dio della guerra di queste Mi terre. dimentico Lui è sempre morto. Beh, per essere un morto, Odino ce l'ha messa tutta per non farlo di trovare. mandarti Credo che le. Tyr Quando non faccio le potesse live, essere Betty, morto. scusa. Inoltre, Tyr era il principale alleato dei giganti, quindi. Grande. Basta. Perfetto, perfetto. Ok. Bam. Lì bisogna andare, vediamo se c'è qualcos'altro. Vieni, Atreus. Ok, va bene, va bene, va bene. Chiamala, chiamala. Penso che c'è, non la vedo, quindi non so che cosa sta facendo. Oh! Bam! Oh! Tornano in fretta dal regno dei Attenzione! morti, non trovate? Oh! Bravo, 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 arrabbiati, arrabbiati. Ok, quando diventa così riesco a ammazzarlo. Oh no, potevo fare il retry. L'albero della verità usa per aprire premi touch. Bellissimo.
Questo che cos'è da mischia? No. Ok. Ma posso... Aspetta, questo che cosa fa? Gli attacchi ravvicinati lame quadrato, acquistiamo. E vai. E vai. Quindi qua non c'è neanche uno da acquistare. Perfetto. Ok. Questo gioco è qualcosa di spettacolare. Ha una storia incredibile. L'altra volta cos'è? Quel pilastro non c'era. Oh. Ciao, Salvo! Ciao, amico mio! Allora, è bellissimo. Ha una grafica che spacca. E la prima parte di storia è stata una cosa veramente spettacolare. Ah, guarda qua. No, non devo... Allora, a livello gameplay è God of War, fantastico, quindi... Come dicevo, Tyr era un alleato dei giganti, per cui se lo troviamo starà dalla nostra. E se c'è qualcuno che sa chi dovrei essere... Oh, gioco, amico mio! Come state, ragazzi? Grandi! Come stai, gioco? Grande Salvo! Grandi tutti, amici, eh? Che bello vedervi, raga! No, guarda che guarda che roba fighissima. Prima lo faccio andare da una parte e poi dall'altra. Grande. Allora, i combattimenti sono epocali, raga, eh? Vediamo un attimo. Tu sei un grande, amico mio. Allora, vediamo un attimo. L2 per mirare. Oh, bene, ragazzi, bene. L'importante è che state bene, eh? Quella è la cosa importante. Grandi. Dai che arriva l'inverno, riusciamo a giocare insieme, magari Salvo fare una bella live con Farming Simulator e gioco, adesso riprendiamo anche con il mitico, col mio amico, aspetta che devo andare giù, no scusate, mi sto bloccando un po' da parlare perché sinceramente ci sono dei punti dove non mi ricordo i tasti. Qui è per dire, come faccio a scendere? Con Morris. Allora, ah no, non si può scendere qua. Quindi, allora, io come faccio ad andare giù là? Io volevo andare giù là. Volevo andare giù là. No, è perché mi piace, sai che... grande Salvo, come stai Salvo, come vanno le live? Grandissimo. Il problema è dove devo andare adesso, aspettate. Forse ho capito. No, penso di non aver capito, ma forse ho capito. Comunque è fantastico, ragazzi, eh. Allora, grafica da panico. Sicuramente Twitch butterà giù a 1080, ma vi posso assicurare, ragazzi, che in 4K è qualcosa di... No. Posso andarci sopra? Io ho tirato la corda. Ho tirato la corda, Marco. Dovevo andare su lì. Quindi... Atreo, scusa, aspetta un attimo. Bene, dai, poco tempo da giocare e molti titoli da recuperare. È vero. Poi adesso tu sei passato su PC, vero? Salvo? Ti vedo ogni tanto in live, ma ho veramente... Allora, dire poco tempo sembra una stupidata, però davvero ho poco tempo. No, ho sbagliato. PS5, grande. Mi piace questa cosa della PS5. Ah, ok. Vai. Bella lì, PS5, grande, amico mio. Sì, è uno spettacolo. Comunque ero qui, bastava che facevo così, eh. Ok, dai, raga, ce la possiamo fare. Siamo venuti fin qui, scopriamo. Il bello è che qui ci sono tanti punti. Oh, frusta di fiamme. Prendi, premi il bottone per caricare
Il fuoco le lancia su e premi R1 e R2 per l'attacco di fuoco. Oh. Usa le lame! Bruciali! Le lame, Marco, le lame! Le lame! Ah, guarda! Non ci credo! Ripetutamente il triangolo! Oh, ma quanti sono? Oh, raga! Calmi, che qua ce ne sono troppi! Troppi! Quanti ne arrivano? Bandito, a sinistra! Dietro di te, in arrivo! Come dietro di me? Mamma mia, sta mossa, l'hai vista? Aspetta che carico! Madonna! Ma quanto mi casa, raga! Incredibile! Bellissimo! Hai ragione, sono... guardalo! Aspetta che ti carico la mossa! No, perché questi sono morti e sono proprio stupidoni. Fantastico, raga, fantastico. Oh, ha lasciato che cosa? Allora, sarebbe la maggior parte dei banditi preferisce la forza, l'orgoglio del cervo e la loro figlia Mitzga. Oh, ci sono di quei nomi. Hanno scelto il gufo? No? Ok, certi col V gufo, certi con quell'altro roba. Vabbè, insomma. Oh, raga! Cacchio! No, non fa che cosa faccio. C'ho anche la furia, eh! Come dall'alto? Sei serio? Porca! Allora, prendiamo le lame. No. Dammi le lame. Che gliela sbatto in faccia. Ok. Oh. Bellissimo. Vieni qua. Aspetta. Andiamo a recuperare un po' di roba. Pezzi d'argento. Allora, amici, questo mi carica davvero tantissimo, eh. Pezzi d'argento, un po' di allora questo che cosa fa? Poi, raga, bam, questo mi sa che dovevo ammazzare un po' di gente che c'era qui con l'albero. Ok, guarda questa, aspetta, incredibile, ragazzi, sembra un ragazzino. Ho letto che li puoi lanciare gli alberi. Adoro, sì. Adesso non me l'ha lanciato, però l'ha fatto tipo gira. Aspetta. Boom! Oh, aspetta. Boom! No, ce n'erano solo due, no. Vabbè, ci sta. Ho usato la forza per niente. Che cosa fa? Uomo inverno. Sì, uccide l'uomo inverno. Chissà di chi parla. Allora, le rune sembrano opera dei banditi, ma non conoscono questo uomo inverno. Ultimamente i loro attacchi sono più frequenti. Ciao Zareboy! Ciao, amore mio, come stai? Forse è lui la fonte della loro concentrazione. Vieni, Zane, vieni qua con noi! Se non devi studiare per scuola, se devi studiare per scuola, tranquillo. Se non devi studiare, vieni qui con noi. Allora, ragazzi, guardate, Guardate che figata. Amico mio, devo lasciarti. Divertiti, mi raccomando. Grazie, Salvo! Grazie, amico mio. Dai, quando sei in live vengo a trovarti anch'io e grazie di essere passato, Grandissimo. Io non riesco a capire perché non mi prende quello lì. Buona serata, Salvo. Forse perché devo fare... Ci sono. Boh, pensavo che dovevo tirar giù quello lì, però no. È diventato piuttosto bravo. Allora, andiamo su.
lui si arrampica sul ghiaccio, incredibile. Un'altra scena macabra. Dai. Allora, bam. Oh, 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 questo è cattivo. Oh, 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 attenzione raga. Boom, 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 boom. Qui dovevo fare la roba di prima. No, vabbè, ce ne sono solo due, dai. No, 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 tranquillo. Amore, ma il mio coffee? Il coffee, veniva a salutare. Dai, piccola, su. Ta 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 ta. Allora, io sto sempre vedendo in giro, mica che c'è collezionabili o roba del genere, eh? Esisto un bel po' di massacri, ma questi sono okay. Troppi per una sola mattina. Oh, no, oh! Aia! Oh, cerca, cerca, cerca! La cacciatrice! Ma chi è questa qua? Oh! Fratello, forse abbiamo trovato la predatrice. Il tuo scudo è andato, continua a muovere i piedi, ok? Colpa essa! Oh, raga! Le gambe brillano, saranno punti deboli! Oh! Vai a fuoco, Kratos! Passerà! Oh, raga, 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 raga! Ai! Porca loca! Aia! Ragazzi! Aia! Aia! Forse... Attento, fratello! Forse abbiamo trovato la predatrice! Le corna brillano, saranno punti deboli! Oh! Oh! Ok, cattivona. Ah, lì ti lancia le robe. Ok. Dai! Prendila, prendila in testa! Dietro, attento! Aia! Oh, 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 oh. Oh, scalocca. Vai! Aia! Ah, ragazzi! Aia ragazzi, qui ci voleva Zane Boy. Incredibile, amici. È tosto, eh. Forse abbiamo trovato la predatrice. Allora, prima fase. Porca. Oh, ce n'è sempre che mi becca, eh. Le corna brillano, saranno punti deboli. Oh, ma
Via. Purpa essa, purpa essa. Cacchiarola. Ok. Oh, purpa essa, purpa essa. Oh, mi frega sempre. Va. Manca poco. Oh, avanti, Marchito, avanti. Oh! Fagli R3, ragazzi. Serio? Winter, Freya, i banditi, Thor e Odino. E ora le aguzzine che cacciano nelle nostre foreste. Non è più sicuro qui. Materiale impossibile. Impossibile che unisce la furia del fuoco alla. Bel. E questo? Forma una massa di ghiaccio intorno al Leviatano. Con forza incredibile. Subito! Leviatano. Tanta roba, raga! Lo scudo! Ok. Ok, premi per equipaggiare il Leviatano. L1, R1. Sì? Scusate ragazzi, un momentino. Un autografo di Marco Grum. Grazie Marco. Prego, amore mio, voglio finire qui, tacco. Con l'ascia, usa, tieni premuto L1. L1, R1. Padre, lo scudo che ti ha dato la mappa. Thor l'ha rovinato, ma ora... Forse i nani potrebbero darci un'occhiata. Forse, dopo. Forza, possiamo entrare da qui. Sì, aspetta. Cos'è questo? Pergamena. È colpa del dio Cinereo. Ce l'ha detto lei, la strega. Ha detto che il dio Cinereo ha ucciso Baldur e così facendo ha dato inizio al Fimbulwinter. Ha detto che se Dio muore, il Fimbulwinter avrà fine. Non ci sarà più Lotte, non ci sarà più Freddo, non ci sarà più Ragnarok. Abbiamo finito il cibo una settimana fa, non importa. Presto mangeremo la carne di un dio. La carne di un dio. Bello, bello. Questi sono collezionabili, raga. Tutto per il platino. Io voglio platinarlo, eh. Perché anche il primo l'ho platinato. È stato veramente allora, difficile farle partire. Ricordate partire. Quegli altari che raccontavano le storie dei giganti? Quelli dove a sinistra veniva raffigurata la loro origine, mentre a destra era rappresentato il loro destino? Sì, ne abbiamo trovati molti. Li ho visti. Ce ne sono di più di quanti credo. Oh, non so se devo ammazzare quello prima. Non so in realtà che cosa devo fare. O se c'è qualcosa da fare. Secondo me non c'è niente. Ma è possibile che mi fanno andare giù qui
per niente. Ok. Oh, e quello? Oh, è quello. Aspetta. No, io voglio la lama. No. Niente. Quello è un cassone incredibile. Serio? Ma che cosa sono quei robini lì? Ma io non so se devo ammazzarli. Un cassone! Come fai a sapere? Che roba tutto il gente. Tutto qua. Che roba tutto il gente. Vabbè. Pensavo che c'era qualcosa di più fico. Come state, amici e amiche? Grandissimi. God of War Ragnarok. Beh, la colonna è nuova. Oh, oh. Ma l'altare è dall'altra parte. Io devo andare su lì per prendere quel cassone, amico mio. Il Fimbulwinter consuma tutto. Anche la pietra. Perfetto. Un sacco di pezzi d'argento, eh? Il film Wool Winter consuma tutto, hanno detto, eh? Oh! Oh! Allora. Dovrebbe aiutare. Ci siamo! Forza! Aspetta! Lì c'è qualcosa? No, in realtà no. Eh sì che c'è qualcosa, c'è un cassone. Come ci vado io al cassone? No ragazzi, io ho visto un cassone! Ma ci potrei andare normalmente di lì? Fammi andare al cassone, ti prego. Ah, l'ho visto io. State a vedere. Wow. Questa sì che è nuova. Andiamo. Atreus, aspetta. Non sembra ci voglia aspettare. Oh, è arrivato Zane Boy. Ciao Zane. Anche Olivia c'è. Manca solo la mamma. La mamma non c'è, ragazzo. Dove siamo? Un luogo che solo i giganti dovevano vedere. Quegli altari raccontano le loro storie al mondo. Ma in realtà le storie vere, quelle segrete, venivano tenute qui dentro. Ricordi la storia di Skoll e Ati, i giganti lupo? Odino li ha catturati perché crede così di avere più controllo quando inizierà il Ragnarok. Mi ricordo. Ma non è tutta la storia. Vedi, qui i giganti liberano Skoll e Ati. Sono liberi? È il passato o il futuro? Dipende da quando lo guardi. Parli come un gigante. Vedi, i lupi sono salvi da qualche parte a Valheim. Non il posto dove Odino li cercherebbe.
Eccoli qui, inseguono il sole e la luna. Un classico. Finché la luna viene rubata. Chissà come. Atreus. Vedi? Ati non ha più nulla da inseguire. E poi dicono che i furti di astri non fanno vinti. Non so chi sia, ma arriva qualcuno e salva la luna. Poi la luna copre il sole. Un'eclissi totale. Saranno 100 inverni che non ne vedo una. Ma poi inseguono una freccia e tutto torna normale. Che cosa ha a che fare questo con... Ci sto arrivando. Ecco, questo è il Ragnarok. Vedi chi sta guidando gli eserciti contro Odino? Tyr, se deve essere vivo per il Ragnarok, significa che è vivo. No? Mimir, è possibile. Odino mi disse di aver ucciso Tyr e all'epoca si fidava di me, o così credevo. E se non l'avesse fatto? Se lo avesse semplicemente rinchiuso da qualche parte? Di nuovo troppi sì. Basta. Ma... Torniamo a casa. Aspetta, devo farti vedere un'altra cosa. È qui fuori. Andiamo a vedere? Dov'è? Incredibile. Che cos'è questo? È tutto ciò che ho trovato. Beh, quasi tutto. Quella è opera dei giganti. Sei stato di nuovo a Jotunheim? No, l'ho trovato in uno degli altri altari. Altri altari? Quanti ne hai visitati? Io? Beh, tutti quanti. Tutti quelli che potevo visitare a Midgard, almeno. Non so che cosa sia, ma è importante. Come tutto questo. Ero all'interno di un altare e ho visto un'immagine di Tyr imprigionato. Non so dov'era. Ho trovato indizi negli altri altari. Si menzionava il fumo nero e la terra sanguinante. Noi non abbiamo capito esattamente... Noi? Sindri mi ha dato una mano. Senti, l'ho convinto io a farlo. Non è stata una sua idea. Serviva qualcuno per coprirmi le spalle. Atreus, Atreus. Fumo nero. Terra sanguinante. Potrebbe essere Muspelheim. Improbabile. Odino non ha mai avuto a che fare con i regni primordiali. La terra sanguinante potrebbe essere una miniera. Il regno dei nani, forse. Svartalfheim, ottima ipotesi. Dalle miniere usciva fumo nero. E Odino tiene in pugno coi nani da moltissimo tempo. È così, allora. Tyr si trova a Svartalfheim dentro una miniera. Allora? Dove andiamo? A casa. No, a casa, dai. Fai bravo. Allora, sopravvivere? Di qua. Ragazzo, anche se volessimo cercare Tyr, come raggiungiamo Svartalfheim? Sai che Odino ha bloccato i viaggi tra i regni, no? Sindri ha detto di avere qualche idea. Sindri è pieno di idee. Sì. Il terreno sembra instabile lì. Allora, vediamo sempre un po' tutto, raga. Il Ragnarok. Ricordi, qui affrontammo il nostro primo troll. Mi ricordo che tu avevi perso il controllo. Facciamo attenzione, fratello. Il pericolo è vicino. Cassa. Ti va bene combattere senza scudo? Non sarebbe la prima volta. Oh! Ah,
si torna a rompere cose per divertimento e profitto. Bello! C'è un altro cassone, non sapevo. Ne avevo visto uno in alto, in cima. Sì. Si torna a rompere cose per divertimento, ha detto. Al ragazzo? Non molto. Sono usciti. Ma lui ce l'ha raccontato. Non mi preoccuperei. Nemmeno delle cose che non ci ha detto. Deciso, amico mio, come stai? Grandissimo! Siamo a Ragnarok! Grande, come stai? Come stai? Allora, c'era un qualcosa su, eh? Spero che stai bene, amico. Grande, 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 siamo a Ragnarok, davvero? Come faccio ad arrivare là? Beh, lanciando un'ascia così, no, non lascia stare bene bene. Oh, perfetto. Benone, benone. Sono davvero stanchissimo, ti dico la verità, deciso. Però arrivare a casa la sera e dover aspettare fino alle 9 per fare la live è veramente terribile con questo gioco, perché è troppo, troppo bello. Ferro battuto, eh. Adesso faccio un pezzettino, poi giochi tu, ok? E comunque tanti giochi deciso, ci sarà questo, Evil West, ci sarà Protocol, quindi tanti tanti giochi, amico mio, più tutti gli altri i soliti. Allora guarda, ah, non c'ho lo scudo! Guarda! Vedi che c'ha il triangolo, triangolo! Oh, oh! Oh, caspita, un'altra nota, amico mio! No! Vabbè, può capitare, però lo so, lo so, lo so. Che fa arrabbiare, eh! Basta! Oh, oh, oh! X. No, loro sono di cosa? Ho spiegato che bisogna... Sì. No, davvero? Me l'avevi detto l'altra volta. Oh! Oh! R3. Ah, spiega che intanto che giochiamo ti ascolto amico mio. Sì, i capi banditi adottano la forza del possente bue nel loro filja e veramente parlare abbastanza ovvio, sono individui enormi che possono usare un'arma come arma qualsiasi parte del loro corpo. Ah, nel caso di scelto di usarla, vabbè, tanto ok, perfetto. Dai, spiega cosa hai combinato. E ti hanno scammato, ti ha dato la nota? Madonna. Scrivi con calma, tanto io sono qui, fino alle 11. Non rinfacciare al ragazzo la sua curiosità. È normale, è giovane. Ai miei tempi sapevamo obbedire. Ed è questo che speri per lui? Fratello, il ragazzo seguirà la sua strada, che ti piaccia o meno. Se non vuoi che si allontani da te, fatti furbo e cammina insieme a lui. Mentre interrogavo, mi sono avvicinato facendo finta di buttare via. Madonna, dai! Se trovassimo un modo e lì t'hanno scoperto. Basta, ci andremo. Davvero? Ma se non troviamo Tyr... Ma dai! Lascerai perdere per sempre. Questa cosa è per la classe. Incredibile. Avrei voluto vedere la scena, ti giuro. Dici che è il palo? Sì, c'è il palo. Il palo dalle legnate. Aspetta, vediamo un attimo. Sempre andando pian pianino, eh? Adesso ti faccio... Facciamo pilotare un po'. Scusa se scrivo un po' gli errori. Ma sì, ma vai tranquillo, vai tranquillo. Chi se ne frega, ma poi sono anche i...
i correttori dei cellulari che fanno gli errori. Figurati, non siamo qui di certo a fare quello, non devi scusarti, assolutamente. Tu scrivi che così, o allora, secondo me, o non c'è qua nessuno e possiamo andare a casa, oppure c'è un... Okay. Sindri! Chi è? Atreus! È passato così tanto tempo! Come sei cresciuto? Oh, sì. Beh, se volete seguirmi... Sindri! Brock ha detto che vi serve un posto sicuro in cui passare la notte e penso proprio che i vostri nani preferiti possano aiutarvi. Ma Sindri! Siamo ancora i vostri nani preferiti, vero? Siete gli unici nani che conosciamo. Capisco. Va Sindri che riesce a aprire le porte dei cosi. Grande Sindri. Andiamo. Sì, quando arrivano queste flashate qua. Ragazzi, chi è il... E vorrei che rimanesse tale. Non mi riferisco a nessuno in particolare. Kratos. Dopo quell'incidente con Thor, abbiamo pensato di farvi un po' di spazio finché non deciderete cosa ragazzi, fare. Ragazzi, è una grafica spettacolare. Spettacolare, deciso, guarda che roba. Come potete vedere, un'altra flashata. Siamo stabiliti nel regno tra i regni. Non è un granché, ma è al riparo dal Fimbulwinter, dagli occhi di Odino, e la vista è impareggiabile se vi piace il vuoto grigio e scintillante. È bellissimo, Sin. In realtà vorremmo parlarti di un piano. Ti ascolto. È qui la casa di Sindri. Ti ricordi che anche nel primo, in quell'altro, andavamo sempre qui? Siamo arrivati qua, grande. Vediamo Sindri. Prego, entrate. Ma che faccia Sindri? Adesso si vede. Se voleste pulirvi i piedi con molta cura, io vi aspetto. Non vuoi pulirti i piedi, vero? D'accordo, le camere sono là, la cucina invece è laggiù. Se vuoi pulirti i piedi... Due giorni di sospensione, no, torno a scuola. Va bene, deciso, stavi bene. Dai, quando vuoi alle 9 vieni a trovarmi, ok? Ti aspetto, io ti aspetto sempre qui. Ciao amico mio, buonanotte, buona scuola. È tutto a posto. Fai bravo, mi raccomando. Tutto quanto. Hai aiutato mio figlio a disobbedirmi. No, io ho vegliato su di lui, ho fatto le tue veci. Nessun rischio, eravamo davvero al sicuro. Forza, di qualcosa. Paura. Quello che è importante ora è cercare di ripristinare i viaggi tra i regni. Tu sai come fare? Sì, lo so. È che c'è... È solo che c'è... Qui c'è tanto fango. Allora perché non hai... Ciao, mitico. Ciao, amico mio. Stammi bene, mi raccomando. Fai il bravo, eh. Ci vediamo quando vuoi, tutte le sere alle 21, sabato e domenica alle 13, alle 15. Ciao, mitico. Buonanotte. Finalmente bisogno dell'uomo più sapiente del mondo. Esatto, è proprio così. Ehi! Andateci piano! Quello come è entrato qui. Quello come è entrato qui. Quello è mio figlio. Ma per tutta Yarsmida, che cosa gli è successo? È maledettamente alto ora. Ed è proprio così. È tutta colpa tua. Proprio venite così. Con me, almeno troviamogli qualcosa che gli vada bene. Ah, mi danno i vestiti. Stupido nano. Non ti sei mai sentito impacciato in gioventù? Ehi! Sì. Ormai quello che è fatto. Ma tu dovrai farti rispettare d'ora in poi e fare la cosa giusta. No, ci sta provando, credimi. D'accordo, sistemiamo la vostra roba prima che andiate in giro a bighellonare. Inizia da questo. È messo molto male. Non vuoi che te ne costruisca uno nuovo? È molto importante per me. Beh, vedrò cosa posso fare. Nel frattempo, che ne pensi se te ne do uno come rimpiazzo? Oh, nel negozio dei fratelli Huldra. Allora, scudi disponibili. Momento, ho abbastanza risorse per crearne solo. Questo non è male. Se me ne porti altre, vedrò che cosa posso fare. Ah, questo è forte però, eh.
Questo non è male, vedi? Impavido, va che gli dà le legnate. Sì, impavido, io direi impavido. Impavido? E questo però muro di pietra, ma che roba, para tutto, sì, eh? Sì, però è sempre, è difeso sempre di... Amico mio, Sharder! Ciao, amico! Incredibile. Ma l'abbiamo montato? Sì. Armatura braccia. Compagno. Se il ragazzo continuerà a crescere, sarà meglio che ti abitui a comprargli nuovi vestiti. Forte. Come stai? Come stai, amico mio? Allora, più di... allora, forza, difesa o difesa? Difesa. Fai forza... no, no, difesa. Difesa? Forza, cioè... Ok. Poi con lo scudo abbiamo anche il doppio. Vediamo le braccia. Le braccia direi forza. Più 4. Più forza. Oh, bene, amico mio. Grande, grande, Sharder. Domani sera porteremo ancora questo, ma sabato e domenica possiamo giocare insieme, amico mio. Va bene? Direi di fare forza, difesa, questo. No, aspetta. Questo bilancia un po', eh. Qui tanta forza. L'ultimo? Cos'è? 9 e 6. Quello era normale. Fai il primo, potete. Il primo? Andiamo. Bello, ragazzi. Armatura costruita con gusci di alcune creature resistenti. Incredibile. Mi ha riperso della roba. L'ho messa nel forziere. Grande. Che faresti senza di me? Darò un'occhiata in giro alla mia stanza. Ah, tu sei... rompe tutto lui. Ha rubato pezzi d'argento. Come va la vita al nostro cafoncello azzurro preferito? Che cazzo hai detto? Raffinato. Che cazzo hai detto? Ragazzi, mi è piaciuto tantissimo. Non me l'aspettavo. Eh? Che fortissimo. Adesso abbiamo questa abito di sopravvivenza. Allora compariamo. Beh, mi piace questa ancora, mi fa, ah, perché abbiamo altro da poter. Questo che cosa fa? Fortuna. Questo che cosa? Ha messo una braccia? Nel senso quando io vado ad aprire le casse. Metti. Questo non è male. Difesa anche di più dell'altro, se non sbaglio. Dell'altro. A più? Sì, ci siamo. Sì, vediamo questo. Guarda i fianchi. Questo ci siamo. Allora andiamo, allora, dobbiamo andare, eh? Grande Sharder, amico mio, come stai? Tesoro, non vieni stasera? Visto? Sì, ma se rispetti ancora un po' andiamo a letto. Ah, sì, sì, sì. Cioè, il caffè se lo beviamo alle 11, non andiamo a letto più. Non lo so, cerca. Stavo cercando anch'io. No, qui no. Di là però. Lì, eccolo lì. Guarda, il posto è di tuo gradimento, spero. Come sblocchiamo i regni? Ci serve una cosa da laboratorio. Seguimi e porta con te la testa. Una cosa da laboratorio. Seguimi e porta con te la testa. Esattamente. Imprigionato in una miniera chissà dove. Non sappiamo altro. Il regno è pieno di miniere, lo sai. Mi servirà aiuto per trovarla. Oh, dovreste parlare con Durlin. Chi è Durlin? È un nostro cugino, più o meno. Lavora per la città, si occupa di sicurezza, ha accesso a qualsiasi tipo di informazione sulle miniere. E so che non è amico di Odino. Per questo tua madre chiese il suo aiuto per organizzare una ribellione. Pronti? Una ribellione. Tu ne sapevi niente? No. Un capo ribelle che conosceva la mamma.
È proprio ciò che ci serve. Penso che vi siete persi il tada. Beh, non importa. Lo olierò in un attimo. Ci vediamo fuori, al passaggio. Capo ribelle, Turlin? Se non è un po' gonfiata questa. Eh? E tu? Dici solo le cose così come ti vengono in mente, vero? Immagino tu sia convinto che Durlin non veda l'ora che qualche bastardo gli si presenti alla porta in cerca di guai. Cosa intendi, Brock? Ci aiuteranno. Oh, lascia perdere. Non è compito mio sproloquiare sui miei conoscenti. Al contrario di questo qui. Ti ignoro. Bene, vai pure da Durlin. Vedrai come andrà a finire. Sappi solo che non è il solito nano simpatico e gentile. È scorbutico come un gatto rosso e parla in modo strano. Una descrizione decisamente diversa. Sì. Vorrei tanto vedere il tuo regno natale. Svartalfheim sembra unico. Svartalfheim? Stupido nome a Aesir. Ti sembriamo forse elfi scuri? Oh, giusto. Voi lo chiamate in modo diverso. Nidavellir, che è anche il nome della capitale e il posto in cui si trova Durlin. Al giorno d'oggi quella città è piena di stronzi di Odino. Non sarà facile trovare un nano con un po' di amor proprio. Crudele, ma giusto. Il Fimbulwinter non è stato clemente con la nostra ragazza. Da qui ha bisogno di un po' di amore nanico. Ok, andiamo. Ancora. Sì, ma è qua. Sentito. Ci servono solo il defrost e la testa. No, tocca a te. Questa sarebbe la parte in cui c'è bisogno di me? Esatto. Questo dispositivo è stato creato su misura per te. Ti aiuterà a vedere meglio il problema con i tuoi occhi da bifrost. Va bene. Posso anche controllarlo? Oh no. No. Questo serve a farti stare fermo mentre ti puntiamo la luce negli occhi. Ah, Sindri, schifoso bastardo! Aprili, aprili, dai! Oh, speravo davvero di non dover usare le pinze. Fallo! Fatto, fatto. Bene, ora rilascia! Non è... piacevole! Il segnale! Presto, sbrigati! Arrivo, arrivo! Per le uova di Rasvelger, a che serviva tutto questo? Lo vedrai presto. Devo solo regolare... Ecco, dovrebbe andare. Visto? Nessun danno permanente. Te li do io i danni permanenti, coglione! Kratos, lanciami! Voglio infilzarlo! Non sai stare al gioco, vecchio caprone! Fatto la porta qua. Ah, ok, l'hanno creata. Il bifrost è rotto. Ora potrete usare i semi di Yggdrasil per questi passaggi. Non vi servirà più alcun tavolo o lampada bifrost. Mi serviva per la luce. Ok, giusto. Mi inventerò qualcosa. Ma prima, vieni. Lascia che ti mostri come funziona. Vediamo. Punta la tua chiave verso la runa di Svartalfheim. Ah. Ciao! A destra e concentrati. Hai capito come funziona? Sì. Come devi fare? Così arriverete alle terre umide fuori Nidavellir. Raggiungete la piazza della città e chiedete di Durlin alla taverna.
Sei sicuro che lo conoscano lì? Durlin è sempre stato un ubriacone impenitente. Magari è cambiato del tutto, ma secondo la mia esperienza... Vuoi venire con noi? Oh, verrei, ma le terre umide sono... umide. E ci sono grimm dappertutto. Creature ostili, viscide e puzzone. Buona fortuna! Grazie. Aspetta, che? Buona fortuna! Alla ricerca di Tyr. Che cosa? Qualsiasi cosa. Tutto. È caldo. No, devi... Sinistra. Wow, raga, aspetta, fammi vedere un attimo il panorama. Piano. Piano pianino dall'alto. Guarda di là. Per girare. Madonna. Devi beccare quello. Una spia pennuta in... Grande. Perché sono così veloci? Pianino, fai vedere bene. Mamma mia, che bello. Che meraviglia. Meraviglia, è spaccato tutto. Visto da dove siamo arrivati. Uè, Cars, amico mio, come stai? Vai. Sono tipo dei draghetti. Ciao, Cars, come stai, Loki? Grande amico mio, che roba incredibile. Usa le lame del caos. Sono tanti. Allora, se schiacci triangolo, si pompano, eh. Oh, bene, Loki, grandissimo. Io sto bene, sono molto stanco, ti dico la verità. Infatti adesso sto giocando un po' Johnny Boy. Grande Loki. Sì, ma lo usiamo su questi tre scemetti. Ma questi sono tosti, eh. Sì, questi danno la furia, sì. L'avevo visto anch'io, vedi? Grande Loki, fantastico sto gioco. Ma fagli vedere quella parte di... Guarda che roba! Le lame del caos che si caricano. E poi bam, dagli la legnata. Boom! Barchetta! A destra, a sinistra. Madonna, con la barchetta, come nel primo, che bisogna andare da una parte all'altra con la barchetta. Come nelle copertine dell'antico. Sì. E anche nell'altro, quello del 2018. Andiamo in giro. Con la barchetta. Madonna, ragazzi, che grafica. Incredibile. Non riesco a credere che la mamma abbia guidato una rivolta contro Odino e non me l'abbia detto. Il fatto che non sia andata troppo bene potrebbe aver influito. Ciò che ha fatto prima che la incontrassi era affar suo. Gliel'hai mai chiesto? Occhi sull'acqua. Ci sono risorse. Grande. Eh sì, ma devi remare tu. Sì, spero. Se non hai mai chiesto cosa avesse fatto. Ho detto occhi sull'acqua per... Di cosa parlavate quando vi siete conosciuti? Ah, ok. Ti limitavi a... Beh, alza un po' che vediamo anche il panorama. Occupati della casa. Io vado a pescare al fiume. E poi sparivi per 5 giorni? No. Com'è che funziona? Molto meglio. Com'è che... Oh, cerchio! Ah, è lui che le prende! Le risorse, cos'è che fa? Pelle non conciata, una pelle così nell'acqua. Vabbè, incredibile. Grande Loki! Grandi amici di Twitch, grandissimi! È difficile da guidare? Devi andare a un certo punto che ti fa cerchio, penso. Torna indietro. No, qua non c'è niente. Lo vedi subito. Ci sono le... No, qua non c'è niente. Un cassone. Cassone? Non posso scegliere. No, devi andare addosso.
Ok, ci abbiamo i cassoni. Di là. Lì c'è la spiaggia. Ma devi beccare il punto giusto, va che c'è un cassone. Vedi? Davanti a te. Lì. Destra. Dritto. Ok. Stai facendo una manovra contraria. Adesso vai più o meno lì dove c'è la spiaggia, dice dovrebbe essere tipo cerchio e fa lui la cosa da andargli. Fai piano. Ecco. È come nel primo, nell'altro God of War. Troppo veloce. C'è un'altra roba. Movimentata, eh? Che qui vedo che non hai pazienza di cercare un giro per sottolineare. Avete visto là? Visto un'altra cassa. Car, sì, Loki. Grande Loki. Quella ruota blocca il canale. Immagino che se riuscirai a girarla potremo passare. E come la giro la ruota? Opa. Così queste sono le terre umide. Nome calzante. È una palude. Questo odore mi fa bruciare gli occhi. In effetti è un po' più forte dell'ultima volta che sono stato qui. Sembra che dobbiamo passare oltre quel geyser. Se solo fossimo a Midgard, l'acqua si sarebbe congelata subito. Ecco, hai ragione. Pensi che congelarla servirebbe? Penso che sì. Penso proprio di sì, amico mio. Allora, aspetta. Uno, due. Dov'è il terzo? Non lo vedo. Uno, due. Non vedo il terzo. Tu lo vedi? V, F, R, dov'è la R? Non vedo la R. Oh raga, non vedo la R. Amica, sono presi, amico mio, stasera non ci sono. Non ci sono stasera. Ma che non è vero, amore mio, state facendo i cavoletti vostri. Nessuno sta guardando. Sembra un fatto risalente alla resistenza nanica. Bracciale di Raidmar, padre di alcuni nani che potresti conoscere bene. Brock potrebbe essere interessato a riaverli, meglio nelle sue mani che in giro. Loki, è vero, è vero. Ciao Loki! Allora... Eccola qua! Wow. Si vede, era impossibile da scoprire.
se non salivo. È bellissimo, raga. Forse è il primo potenziamento questo qua, eh? È la mela. Abbastanza mele, salute massimo, aumenterà. La mela è aumentata. Che figata assurda. Sarà abbastanza resistente? Ovviamente, è di fattura nanica. Di fattura nanica. Tyr era un amico dei giganti. Chissà se la mamma lo ha mai conosciuto. Ha partecipato alla rivolta qui. È possibile, il dio della guerra spesso ha sostenuto i giganti, anche se non ricordo abbia mai dichiarato ufficialmente la sua fedeltà. Ma andiamo, deve esserci un modo più veloce per scendere. Ah! Oh! Scimmie! Oh, oh, coccodrilli, cosa sono? Dietro, occhio! Che legnata! Sono tipo coccodrilli, raga. Che legnata! A L1, l'ultimo secondo per parare un attacco. Ah, ok, L1 l'ultimo secondo, eh. Arriva, arriva, arriva. Eccolo qui. Bellissimo. Ah, è caduto in acqua. Spuscia. Eccolo qui, che uscita. Che figata. È caduto in acqua e morto. Ma quanti sono? A destra! Dietro di te, in arrivo! A terra! Resti di bestia! Incredibile! Grande Shard, come stai, amico mio? Se devo andare di qua, ah sì che devo andare di qui, cazzo. Ferro battuto, polvere, acqua, di tutto c'è, ragazzi. Ma ci poteva venire giù anche prima da qua. Serio? Eh sì. Ok, deve esserci un modo per girare la ruota quassù. Wow, qualcuno voleva avvisarmi che stavo per finire con il muso contro un paio di chiappe. Il terreno. Un avvenimento occasionale, ma non raro a Svartalfheim. Con tutte queste miniere, il terreno non può che essere un po' instabile. La raggiungi la ruota da qui. E come faccio? No, dai. Incredibile. Oh, wow. L'hai abbassata esattamente fin dove ci serviva. Pensavo,
forse il motivo per cui è così caldo non è tanto per bene, dai. Sì, anch'io, amico mio. È così. Veramente stanco. Non colpisce tutti i regni allo stesso modo. È strano che il grande inverno non porti ovunque l'inverno. Cominciano il freddo. Ma come vedi, gli effetti qui sono buio. Più gassosi. Osserva i geyser, senti l'odore di cui parlavamo prima. Questi effetti erano già presenti in qualche misura, ma ora hanno raggiunto nuovi picchi estremi. Riusciamo a passare sotto al ponte? Vediamo, secondo me sì. Cioè, se non si incasina con questa canoa. Fate come i gondolieri, sì. È fortissimo. Questo me lo ricordo. Una bevanda ottenuta dalla rugiada, all'albero nemo, aumenta 2% il potere dell'unico modo permanente. Fischia. Posizio di scorta. Ah. Oh, oh, oh. Eccoli qua, eccoli qua. Bisogna prendere tutte le casse, raga. Lassù. Per salire. Pezzi d'argento, ce l'aveva il mostriciattolo così. Andiamo su lì. Pezzi d'argento, boh. Un sacco di pezzi d'argento. Runa spezzata. Guardate l'acqua come è fatta, ragazzi. Ma che roba. Forte, forte, fortino. Andiamo nell'altra spiaggia. Yeah.
Sicuramente da queste parti ci sarà un altro di quei robi che bisogna. Questo che cos'è? Penso che dovremmo far muovere quella ruota, ma non arriva l'acqua. Interessante. E come la facciamo arrivare l'acqua? Dietro di te. Wow, abbiamo aperto in due. Ci tira di bestia. Ah, siamo passati dall'altra parte del guys. Eccola. Ciao, dai, poi grandissimo. Dobbiamo trovare un modo. Popcorn. Popcorn ci sarebbero. Aspetta un attimo, questo cos'è? Mangiarò. Ciao Lady Ombra! Ciao Mitica! Allora, se non sei iscritta al canale iscriviti, perché io non riesco a vedere se ti iscrivi, se sei iscritta o non ci sei iscritta. Se ti eri già iscritta, ciao, grandissima, Mitica. Allora, Lady Ombra, grandissima. Allora, c'è qualcosa che devo fare e che non riesco a capire. Cosa devo fare? Devo chiudere sto geyser? Ma come lo chiudo sto geyser? Dove? Sopra Bravoli. Qui? Tipo vai sul geyser. Ok, abbiamo congelato un geyser. Ah no, devi congelare il geyser. Allora è la stessa cosa sull'altro. Ce ne sono altri intorno. Lascia. Ma come faccio a congelarne più di uno? Devi congelare l'ascia e poi lo lanci addosso. Devo congelare quell'altro. Wow, grande Sunny Boy. Sei ingegnoso come i nani. Alla bacca. Allora, io credo che adesso farò una cosa brutta. Il ponte è rimasto giù, grande. Sei nani di questo. Come stai, Lady? Difficile. Sì, è fantastico. Graficamente, gameplay. Più immediati. Odino ha offerto loro sicurezza e contrariarlo può essere pericoloso. Forse hanno solo bisogno che un paio di dei arrivino e lo sfidino. Atreus, non siamo qui per questo. Stavo scherzando. La guerra non è uno scherzo. Soprattutto quella tra dei. Oh, perfetto, tutto bene, grandissimo. Perfetto, questo è l'importante. Poi il resto, io ti ringrazio che sei venuta e ti ricordo che tutti i giorni alle ore 21 facciamo giochi nuovi. Per adesso facciamo un po' di giorni questo qua perché è troppo bello, però facciamo giochi nuovi.
è troppo, troppo bello God of War Ragnarok o Ragnarok, dipende da uno come vuole vederlo. Allora, qui... E quindi Atreus vuoi che Tyr diventi nostro alleato per la guerra? Aspetta, io ho visto una cosa. Io però cerco di considerare tutte le opzioni. Proseguiamo. Sono felice che siamo qui. Grande, 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 grande lady. Forse potremmo semplicemente goderci il caldo. Il caldo. Allora, questo posto è devastato. Eh sì, starò attento. Oh, oh, probabilmente oh, oh, è pieno di grim in giro. Oh, 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 oh. Eccala. Dove sono? Allora, guarda lì, eh. Aspetta, fermi, fermi! Mi prendo l'albero e basta in faccia! Mi ho segati un casino! Quattro gli ho... BAM! Ti faccio vedere le lame, ti faccio vedere le lame, lady! Ah, grande lady! Bam! Oh, Grim maledetto! Deboli animaletti. Beh, insomma, prendete la saliva velenosa. Ah, c'hanno la salivetta velenosa questi qua, grandi, proprio amorevoli. 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 Eccola, eccoli che arrivano. Dai, venite giù. Venite giù. Oh, non lo becco. Ah, questo è di livello 2, eh. Oh, oh, ma che stupidone questo. Oh, oh, ma dove l'ho buttato? Ah, che saltellano? Dobbiamo batterlo! Oh. Sì. Ok. Ok, Kratos. Allora, quando fa questo Kratos vuol dire che cos'è sta roba? Sei serio? Oh, 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 ero vicino qua. È un qualcosa di spettacolare. Vi voglio far vedere un attimo il panorama, il paesaggio, raga. Oh, impugnatura che si nutrono nel caos. Termine delle lame, uccide un nemico, alimenta la cura di Sparta. Perché mi hai detto occhio? Guardate ragazzi che roba. Hanno fatto un pettine verde. Pettine verde, pettine verde. E bevi? E bevi? Sì. Non c'è niente da bere. Vai a prendere la quina. Cioccolato non ce l'abbiamo più. Attento. Allora. Guarda che roba, lady. Guardate ragazzi, amici in chat, una cosa spettacolare. Stalactiti, stalagmiti, come si chiamano questi robi qua, che pisciano giù acqua, ma che roba, le goccioline si vedono, i vapori del terreno, oh grazie. Acquina, acquina, per chi ha messo di bere? Allora, lady, questo qui è il baby, è
pattine verde è questo qua. Praticamente abbiamo creato i Mythic Coin che, interagendo con la chat, scrivendo, più scrivi più ti daranno dei soldi virtuali, e tu con questi soldini puoi farmi fare le cose, nel senso, facciamo il giro al Nürburgring quando giochiamo i giochi di auto, al Gran Turismo, puoi farmi bere, puoi farmi pettinare, perché di solito io mi pettino, perché bisogna sempre essere messi a posto, e allora così, per scherzare, per rendere la chat un po' più allegra, abbiamo fatto pettine verde, bevi, che sono, sai, sono un po' anziano e allora mi dimentico di bere, poi vado in carenza di... Porti altri giochi, sì, in realtà allora, guarda, ti dico, quelli nuovi, uscirà Evil West, che uscirà fra pochissimi giorni, ho appena preso il VRC, quello nuovo, Generation, porterò anche Callisto Protocol, porterò Hogwarts, quindi Harry Potter, e Forspoken, e anche Return to Mars, questi sono i giochi già comprati, e devo solo aspettare le uscite. Sì, assolutamente. E poi tutti gli altri, Gran Turismo, Formula 1 2022, un sacco di roba, insomma. Tanti giochi, amica mia. Quindi, poi God of War, chiaramente, che è uscito adesso, God of War me lo devo portare. Poi c'ho anche i giochi di macchine, tanti giochi, eh. Minecraft. Allora, questo... Minecraft. Per aprire, sì. Questo è per aprire. Ok. Io non me lo ricordo più. Ti seguo volentieri. Oh, grazie mille, gentilissima. Io ho una memoria di cioccolatino, quindi non mi ricordo mai niente, sono un po' vecchietto. Se sei entrata stasera la prima volta, benvenuta mia amica mia. Se invece sei venuta altre volte e che eri già iscritta, vabbè, benvenuta lo stesso. Però non mi ricordo nulla, scusa, quindi... Allora, vediamo un attimo, è chiuso, cassa bloccata, trova indicatore girevole, colpisci i dischi, così nel modo che... Ok, allora, quello là sopra io l'avevo già trovato, però chiaramente ho sbagliato. Allora, io conosco perché in God of War 2018, che l'ho platinato, sapevo già cosa fare. Prima volta, oh, grandissima, benvenuta allora, mega benvenuta. Che poi tra l'altro ho appena fatto 100 platini, Lady, quindi sono 100 giochi platinati. Ci ho messo un bel po' e devo dirti la verità che sono molto felice di averli platinati. Allora, chiaramente non me lo ricordo perché... Se ho detto che è una memoria di cioccolatino. Oh, caspita. Sei serio? Ah. Ma scusa. No. Zane Boy, mio figlio, e mia moglie Carla, eh? Saluta Lady, mo. È una nuova amica. Vieni, Leo. Allora, R, vediamo un attimo. Ma l'R non c'è. La B c'è, vediamo. E la N. Come ci arrivo là sopra che non me lo ricordo più? Come ci sono arrivato prima? Allora. Allora, come ci arriviamo? Ah, è da qua. Non me lo ricordo più. Non me lo ricordavo più. Ciao. Bella lì, allora. Devo, ok, far arrivare la roba.
La N dovrebbe essere aperta. Allora, io di solito, Lady, faccio le live tutti i giorni, ore 21 o 23. Abbastanza corni, idromele, sanguigno. La rabbia aumentata, grande Drums. Tutti i giorni alle ore 21 fino alle 23, all'incirca. Tranne venerdì e sabato, che faccio un po' di più, perché non andando a lavorare posso fare qualcosa di più. C'è anche mia moglie che corre con Gran Turismo 7 in Formula 1. Poi porto anche Assetto Corsa Competizione, ecco, scusa, così almeno ti dico un po' tutti i giochi che porto, poi porto, vabbè, tu, li ho presi tutti, quindi meno male, li porto tutti. E ho anche un canale YouTube, aspetta, Lady, grandissima, visto che sei entrata e sei gentilissima, ti mando anche il mio canalino YouTube, che se vuoi, oh, perfetto, grandissimo. E poi alla sabato e la domenica, per esagerare, faccio anche una live delle 15, tanto se per dire qualche volta non c'è niente da fare, passi dentro, che scrivi tutto quello che vuoi, sia dei giochi che stiamo facendo che di domande su giochi, musica. Io ho fatto il musicista per 30 anni, all'incirca, dai, sì, più o meno 30-28 anni, la batteria, suonavo la batteria acustica, quindi possiamo anche parlare di musica. Quando giochiamo possiamo scrivere in chat del gioco proprio, volete chiedere cose del gioco o una cosa o un'altra, ma anche parlare di altri giochi, o di altre cose, ok? Film e roba del genere. Grandissima! Allora, ti mando anche il link, se vuoi, su YouTubeino, io c'ho il canalino. E poi c'ho anche Facebookino, ce li ho tutti. Allora, ti metto il YouTubeino, se vuoi mi fa piacere, se non vuoi non c'è problema, va benissimo anche solo su Twitch, io non ho problemi. E poi ti metto anche il Linktree, che ci sono Facebook, Instagram e tutti gli altri. Ok, ce ne possiamo anche andare da qua con la barchetta, grazie mille, gentilissima, fammi pubblicità, che se arriva un sacco di gente poi riusciamo a fare cose più fighe, sempre più belle. Ah, tra l'altro volevo anche prendere, però questo lo prenderò a Natale, perché c'ho un... Ah, tra l'altro corro col volante, comunque non col pad. Quindi quando ci saranno i giochi di corsa mi metto dietro col volante. E volevo prendere Steel Rising e... grandissima. Più scrivi, più ti daranno i Miticoin, che con i Miticoin puoi fare cose, cose per divertirsi, ecco. Un po' la roba di... E si chiamano Miticoin. Li hai inventati... mio figlio, perché tutti avevano, sai, in altro modo, noi abbiamo inventato i Miticoin, che vedrà che tra qualche anno diventeranno più preziosi dei Bitcoin, secondo me, i Miticoin, i soldi di Marco Drums Games. Vedi? È tutto un po' così, bellissimo. Questo è un lucertolozzo. Questo salta fuori. Dove sei uscito per lucertola? No, lo so io che lucertola era, quella mi dava la roba figa. Ma caspita, me la son fatta perdere, non so se è puramente italiano preciso, però ci siamo capiti. Fratello, guarda, quella schifosa canaglia è rispuntata dal terreno. Dai, vieni fuori. Ma sì, qua si parla come si mangia, va bene tutto. Anche prima è entrato il grandissimo gioco, mi fa... Ah, scusa che ho... No, non so se era gioco... Ho deciso. Ho sbagliato a scrivere. Non c'è problema. Orca! Ah, ho capito come fregarlo. Ho capito. Usiamo la lancia. No! Come lo frego io? Oh, non posso fregarlo. Niente, se ne va, scappa. Ma come? Ho capito da dietro che non mi vede. Bam! Vediamo cosa ha lasciato. Oh, vediamo che cos'è sta roba. Una creatura misteriosa. Ormr. Mimir dice che è nata da un tizzone sfuggito al martello di
Mamma mia, quando ci sono questi nomi, ragazzi, io non ce la faccio, non ce la faccio. Surtr, mentre lavorava alla sua fucina, il custode Muspelheim ha dato vita al tizzone con il suo mantice, e il suo primo atto è stato rubare. Grazie mille, passerò domani a correre inizio la live. Allora, grazie mille a te, alle 21, alle 21 ti aspetto, ok? Grazie, grazie davvero tante, Mitica, fai pubblicità, fai un sacco di pubblicità, che se siamo in tanti scriviamo anche, ci divertiamo in chat e tutto, eh? Grandissima, se devi andare, ciao ciao, grazie, grazie mille, eh? Grazie mille, ci vediamo domani. Devi mandare a... ciao 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 Lady, grazie, buonanotte, buonanotte. Oh, pelle non conciata. Prima c'era, mio amore. Depositi di scorie, runa spezzata. Me lo ricordavo, che... Che dava tante robe. Padre, lassù. Che cosa? Allora, vediamo un attimo. Allora, lancia Leviatano, uno dei punti deve per rompere. Ah, sì, vabbè, chiaro. Boom. Ah, per la corda. Bam! Ti tiro i pugni. Bam! Ti tiro i pugni. Quindi giù. Ok. Ci siamo quasi. Ci sarà un'altra catena per abbassare il resto del cancello. Beh, sì, sarà sicuramente. Questa cosa dell'ascia che la lancia e poi la deve riprendere. È qualcosa di veramente fortissimo, ragazzi. Pezzi d'argento, il lucertolozzo. Fantastico. È aggrappato al muro, dobbiamo batterlo. Attenzione, perché ci questo cattivone, cattivone. Ta ta. Esploso nel suo, nella sua brodaglia. Vai. Ta. Bravo, così. Caspita, gli ha tagliato. Gli ha tagliato la testa. Bam! Tagliato in due. Tagliato in due. Pensi di poter scoprire il geyser da qui? Beh, certo. Tranquillo. Ah, no. Okay. Allora, geyser, eccolo là, eccolo là. Cosa? Allora, perché non è che proprio si può andare dove ci si vuole, bisogna rispettare un po' tutto. Allora, se io questo. Quell'altro sicuramente ha più roba, esatto, esatto. Oh, penso di aver capito. Se congeli il geyser, la pressione farà muovere la ruota. No. Ok, ho capito e ho sbagliato. Ho visto, mio amore. Devo comprare il cioccolato. Il blocco sta scendendo. Ok, tac. Vedi che adesso rimane sempre. Sempre. Attivo. Riesci a vedere qualcosa da lì? Beh, certo. Non ti faccio. Ah, no. Ah, non è vero.
Riesce a vedere qualcosa da lì, mi ha detto. E se congelassimo il geyser sotto la ruota? Forse. Congelassimo il geyser sotto la ruota. C'ha ragione. Vediamo. Se... Oh! Il geyser sale. Un poema di Kvasir, molto intellettuale. Allora, una storia partorita dall'implacabile mente di Kvasir. Immaginate, lettori con zero, creature metalliche che sfrecciano in cielo, nei mari più salati e sulla terra in schiera, ma un giorno domati da un'impavida guerriera, dalle origini sbiadite e dalle ciocche ramate, cerca zone proibite, sotto il fango c'è late. Mamma mia, che parole, amore. Ma deciso è il domani di questa giovane valente, ucciderà questi titani e salverà la sua gente. Se trovi altri, dovresti raccoglierli. Invece non era. Devi leggerlo tu, mio amore. Infatti mi veniva di far rima e penso che non era giusto, perché se non è fatta così. Giusto? Oh! Ragazzo, se posso chiedere, cosa speri di scoprire da Tyr esattamente? Beh, come ho detto, speravo potesse dirmi qualcosa su Loki. Vorrei anche ascoltare le sue storie, i viaggi verso altri mondi, tutte quelle cose sui giganti e magari anche com'era combattere a quei tempi. Solo per ascoltare la storia, ovviamente. Storia. Speriamo che Tyr abbia voglia di parlare dopo essere rimasto imprigionato così a lungo. Non tutti i prigionieri di Odino sono simpatici e loquaci come me. Non sappiamo se Tyr sia davvero lì. Vero. Ok, amici e amiche, dai, arriviamo al checkpoint e lo continuiamo domani, ragazzi. Ma veramente, che gioco, che gioco. Secondo me è già capolavoro, ragazzi, eh. È già capolavoro, eh? Non c'è bisogno di arrivare alla fine della storia. Seguirà poi i video su YouTube. Di prima. Pensate che ce ne sarà un altro? È improbabile, ma i fenomeni geologici tendono a essere imprevedibili. Se i geyser e l'odore sono peggiorati a causa del Fimbulwinter, forse sono peggiorati anche i terremoti? Potresti aver ragione, ragazzo. Madonna, l'acqua. Atreus, guarda. Raga. Wow, allora una città è fatta così. Benvenuti a Nidavellir, fratelli. Ehi, Nani! Oh, stanno fuggendo. Perché? Non siamo cattivi. Un allarme. Suonerei un allarme del genere se avessi ancora un corpo e temessi di venire decapitato. Di nuovo. Ma tutto questo per noi. Sono spaventati. Temo proprio che sia un allarme. Perché si nascondono? Sta attento. Siamo seri, ragazzi, guardate che roba. Che roba. Effetti vapore, l'acqua, le nuvole, le foglie, il vento. No, incredibile. Sì, sì. Regione scoperta, Nidavellir. Ok, alla ricerca di Tyr. Possiamo parlarvi per un... Non vogliamo guai, per favore. Di
Di sicuro non ci aiuteranno. Meglio trovare da soli la taverna di cui parlava Sindri. Sempre che ci facciano entrare. Questi edifici sono davvero incredibili. Che cos'è? I dettagli del legno sono davvero straordinari. Ok. Sì. È veramente fantastico, ragazzi. Fantastico. Quella allora, amici. Di Odino. Devono proprio adorarlo qui. Allora. Con la mitica statua di Odino, dietro di noi, Marco Drums Games vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi in questa live, molto bella la live e fighissimo il gioco, veramente top. Ci vediamo domani sera alle 21 con God of War, poi sabato e domenica avremo altre programmazioni con Sharder, il nostro amico Marco, grazie con altri giochi. Sì, grazie del seguito a tutti quelli che sono entrati stasera, grazie Lady. E niente ragazzi, dai, ci vediamo domani sera, buonanotte a tutti e a domani. Mi raccomando di seguire il mio canale YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Discord, Telegram. Sì, li ho detti tutti. Ciao, buonanotte. Ciao amore mio, buonanotte. Ciao, ciao. Ciao a tutti ragazzi, ciao amici di Twitch. Ci vediamo domani sera.